del fenomeno tenuto la risposta alle esigenze moderne di questo territorio non può esistere nessuno. La ricerca dice chiaramente che ci sono dei rischi anche nelle nostre città di che avvenga ciò che è avvenuto nelle banlieue parigine qualche anno fa. È per questo che è importante aver effettuato questa ricerca commissionata dal Ministero dell'Interno, ed è utile questa ricerca anche perché dà dei suggerimenti alla fine su cosa fare per prevenire questi rischi e per evitare che succeda qui quello che è successo in Francia. Noi siamo qui con uno striscione che parla da solo, che dice: ma quale integrazione è possibile se non ci sono i diritti e non viene garantita la legalità, ma la legalità non degli immigrati o delle persone, la legalità delle istituzioni italiane. Rispetto delle regole, rigore significa anche possibilità di integrare meglio, è un binomio inscindibile che però deve vedere appunto l'azione congiunta del Ministero dell'Interno, delle forze dell'ordine e di chi ha il compito di investire nelle politiche sociali, cioè il mondo dell'autonomia. Noi diciamo che non è possibile immigrazione e integrazione senza il rispetto che lo stesso Stato, delle leggi che lo stesso Stato si è dato in materia di immigrazione e di integrazione. Noi abbiamo dati alla mano, abbiamo sotto gli occhi lo stato di legalità delle prefetture in giro per l'Italia, per esempio, che non sono in grado di rispettare i tempi previsti dalla legge, che sono 20 giorni, nel rinnovo dei permessi di soggiorno. Quando sono arrivato io, il tempo medio per la concessione di un permesso di soggiorno era di 18 mesi. Adesso siamo arrivati a 45 giorni, tempo medio, e entro giugno voglio arrivare in tutte le questure ad avere un tempo massimo di concessione di 30 giorni. Mi pare che si siano fatti passi in avanti notevolissimi e lo sforzo che stiamo facendo è questo. A Milano si parla di una media di 291 giorni per il rinnovo di questi permessi. Questi dati sono dell'anno scorso, per cui passi avanti sì, ma ancora c'è una lunga strada per ripristinare la legalità delle istituzioni. C'è una recente ricerca di un'altra università di Milano che dice che la città che viene percepita come la città che meglio integra da parte degli stranieri che vivono in quella città è la città di Verona, dove il rigore contro l'immigrazione clandestina è massimo. C'è spesso una mancanza di volontà politica di parlare apertamente di certe cose, dell'integrazione, del fatto che migrante non è criminale, come invece la Moratti oggi ha molto chiaramente dichiarato durante il convegno. In base ai dati generali è questo: gli immigrati regolari delinquono nella misura in cui delinquono gli italiani. Dobbiamo invece riconoscere purtroppo che fra gli irregolari c'è un tasso di delinquenza superiore. Insomma, è legato anche alla situazione di disagio economico che questi hanno. Da qui allora la necessità di ridurre le irregolarità, perché c'è ragione di ritenere che nella misura in cui riduciamo l'irregolarità si riduceranno anche i tassi delinquenziali.